Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sbriciolata di patate. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a cubetti, olio evo, pancetta tagliata a cubetti, provola tagliata a cubetti, parmigiano grattugiato, sale, pepe, rosmarino, acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. E un cucchiaino di sale. Posizionare il cestello con le patate ed azionare il bimby per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Trasferire le patate in una pirofila imburrata e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale. Mettere l'olio. La pancetta. Il pepe. E il sale. Ed azionare il bimby per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Versare nella pirofila con le patate. Mettere il rosmarino. La provola, e il parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20-25 minuti. Sbriciolata di patate. Grazie e alla prossima ricetta!